Sì, lui è attivato. Ti piace? Vale. C'è anche il piccolo cavallino, Bel cavallino, bello. Bello. Cavallino, bello, 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 bello. Ciao bello. Scusi, ma le mucche da dove è che scendono le mucche? Arrivano di là, ma le tre altre mucche sono in piazza, le altre. Ah, ho capito. Ah, ancora quelli che scendono anche, guardi. Hai visto in alto? Hai visto le mucche? No, lì in alto. No, no, ma... Dopo te lo spiego. Bello. Aspetta, ascolta. Bueno, Pierazzo. Com'è? Sì. Comunque scende la parola. No, vai. Non c'è, no, perché il tuo non lo prendo. Da un indirizzo tutto. Allora, il concetto è questo, vengono, lì si mangia benino, lì, poi le mucche vengono giù, sì, le mucche vengono giù di qua, noi eventualmente possiamo, dopo che abbiamo mangiato, andare in là e le crociamo, capito? Andiamo di vedere prima.
Sì, sì, vai, vai pure, io adesso ti seguo subito. Ma guarda un attimo qui, guarda qui. Non c'erano più le persone di prima che lavoravano. Sì, sì, ne potevano fotografare le persone. Non l'ho prelevato perché è convinto che l'avesse lei. Si può? Sì. Sì. Bianca? 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 Prego una e dopo... E dopo magari facciamo, compriamo, grazie. Prego, siamo qua, Ti conto? Guarda, guarda il quadro, guarda. Caratteristica, no? Venezia, diamo un giro, dopo. Pure sono quello. Bel cagnone, bello. Come si chiama? Andalù. Andalù, affanculo. Si ricorda? Si ricorda? Tempi storici. Sta grella, amico degli animali, no, in televisione. Sì, ma è, cioè, me ne hanno parlato e l'ho conosciuto. C'era un neger e che gli portava la roba, portava i serpenti, no? E allora la battuta dei ragazzi diceva, anda Luca, fanculo. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Saluto la Zeppelin. Qual è questa? Si può provare?
Grazie mille. Che buono. Buono, cavolo. Senti, dopo ritorno, compriamo, eh. Andiamo a mangiare? Andiamo. È il modo di trattarvi. Queste sono già le... Prendo un po' di questo manifesto qua. Prenda. Tutto, ciao. Devo rimettermi un attimo. Carne macinata. Capolone, carne macinata. E lì si trova. Aspetta, sopra con la freccetta, è bello. No, è buonissimo, eh. È buonissimo. Sì, dai, dai. Io prendo sul pane, doppia tariffa, eh? Ci vado un poco per volta. Non quello là, non quello là, quello là. Hai 20 centimetri di volo.
guarda lei, come è bravo. Guarda. Stavando alto. Guarda. Così quasi ci va la mamma. Che la fuori. Quel cavallo là no, per esempio, mami, quindi è un cane pastore comunque, no? Pastore bernese. Capito, è Svizzera quindi. Sì. Bella. Scusi, puoi ripetere qualche? Vi faccio una domanda. Cioè, cos'è che ha di particolare questo pane qua? Questo qui, essendo il multicereali, sì. Rimane morbido più a lungo, va bene per l'intestino, perché praticamente è fondazione proprio regolatrice grazie ai multicereali. E allora lo mantiene morbido per 4-5 giorni. Capito. Poi è cotta legna e c'è il lievito madre. E cosa costa un pezzettino? Lo veniva a 3,50 il pezzo. Perché adesso lo dico a mia moglie, mi fa provare un pezzettino come? A voglia. E prendo uno anche per la moglie, grazie. A tra poco, grazie. Ciao, arrivederci. Dica lei, io metto giù. Turgia è il nome della vacca, la vacca improduttiva che non fa più latte, viene fatto salamino di vacca, che è questo qua, l'eccellenza artigiana piemontese è il premio, questo salamino. Poi questo qui invece è il maialino. Questa c'è la rosa, c'è il sottovuoto, questo è speciale anche. Scusi, ho capito male, è salami di mucca, ha detto? Di vacca, sì. E questo. Come mai? Della mucca. E come non è, di solito non si fa di vacca? E come mai voi lo fate? Cioè, ha qualche peculiarità? No, è praticamente è un prodotto tipico di Nole Canavese, provincia di Torino. Ho capito. E detto vuole assaggiare? Sì, magari. E la mucca murgia cosa c'è di particolare? No, che... la turgia è il nome della turgia. Vacca. E perché? Che non è più produttiva, non fa più il latte, si fa il salamino di vacca. E ci sono voi che fate questo? No, non ce magari c'è qualcun altro, però è una cosa tipica piemontese. Ho capito. Uno di questo? Sì. Lo dico a mia moglie, grazie. Prego, figurati. Mi perdoni, cosa costa questo gioco di funghi? Beh? 13 al 13 al piatto. 13 al piatto, è un prezzaccio. Eh? Adesso dico a mia moglie se scuola, faccio lavorare i fianchi in modo che. Anche siamo in ristrettezze. E poi ripeto, cos'è che sono queste? Non ho capito. Cosa sono? Il canestrello artigianale. Cioè, no, niente, grazie. Dicevo, scusi, il canestrello, cioè così che è un dolce tipico del canavese. Ho capito. Che si fanno le palline, poi vengono messe su un ferro, una bianca, e viene schiacciato, fatto cuocere 45 secondi per parte. Ho capito. È meraviglioso. Questo qui è artigianale. E cosa costa? 3,50 euro il sacchettino, faccio l'offerta, 10 euro, uno strudel più il sacchettino. E adesso comincia mia moglie che è sempre un po' di braccetto corto. Grazie. No, lascialo giù.
Nancy, andiamo lì, andiamo lì verso le mucche e poi lì in quel paesino prendiamo il caffè e poi andiamo indietro con la navetta, va bene? Magari si chiama Alessi. No, si chiama Alaki. Alaki? No, Alessi, troppo banale. Non tutti lo chiamano Alessi. Aspetti, Milo. Milo? Ciao! Dai. Perfetto, statevi bene, No, no, dai, diamo quello lì. Lasciamo questo e basta. 5,50 un po' scarso. Ma cos'è? È di maiale questo? È stagionato, prima. Capito? Sì. Un maiale. Andiamo sul normale. Quello è una borsa, signora. C'è tutto, manca la castagna? Per 10 minuti le facciamo tre. Ho capito. Vabbè, ora tra poco. Ora tra poco, Grazie. A Milano. Ho visto, per esempio, un tizio del Sud America, ha fatto una bella mostra all'acquario. Erano tutti elementi in ferro. Se guarda sull'internet lo vedi. Comunque sono cose tutte meravigliose. Complimenti, bravo, grazie.
Va bene per i baffi quel vino lì. No, vuoi mangiarsi pure. E invece, allora come funziona? Porco mio, eh? Ho fatto stamattina, sono dolore.